Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale, io sono Giulia. Io Sofia. Nel video di ieri abbiamo aperto i Meteor Heroes e a me e Sofia sono piaciuti tantissimo. Quindi oggi stamattina siamo andati in edicola e abbiamo preso altre quattro bustine. Quindi io sono molto incuriosita da questa bustina che è molto cicciotta. Chi inizia? Ok, Faccio io. insieme. Vai prima tu. Vai. Se non la sapessi, i Meteor Heroes sono degli agenti atmosferici. Il Ma è troppo carino! Se volete maggiori informazioni andate a vedere il video di ieri. Io adesso ad aprire quello mega ciccione. Colò. Ma che cos'è? Aspetta, qua dentro c'è qualcosa. Ah, c'è la sua faccia da attaccare. Ma mi Questa sa vada ad che è attaccare. proprio questo qui. Aspetta, intanto apro l'altra. Dai. Aspettami. Mi sembra una tele. Adesso ad attaccarlo. Vabbè, Aspetta, ad attaccarlo, se no non la faccio. dai. Il mio pinguinetto. Voilà. E poi c'è anche il sotto. Nero. Dai, Giulia. Wow, è bellissimo. Che carino. Non è privato, spero di non trovare doppioni. Anch'io. Sì, non è doppio, non è doppio. Wow. Doppio? Quella che Wow. volevo. Mi fa vedere. Oh. Bellissimi. Adesso vi dico i nomi. Allora, dentro c'è anche un libricino con varie caratteristiche. Allora, noi abbiamo trovato Questo qua è Fulmen l'altra buono. volta, Pluvia, che è lei, superpotere pioggia battente, Hero Jet, acqua specie, liquida, diluvio. Lei Lei è Nyx. Superpotere Shuriken di ghiaccio. Loro vanno molto bene. Bufera di neve, Gianja. Poi Nubis non ce l'abbiamo. Ventum. Ne abbiamo letto l'altra volta. Che Minervo non ce l'abbiamo. Tempus, che è lui. Supercomputer con il compito di monitorare le situazioni atmosferiche mondiali ed elaborare piani di intervento. È lui a fornire ai Meteor Heroes tutte le informazioni di cui hanno bisogno. Può introdursi in qualsiasi computer. Si trova in rete, facendo apparire la propria immagine sul monitor. È simpatico, ma prende le cose alla lettera, cercando divertenti incomprensioni con i Meteor, creando Ce ne mancano tre. senti, incomprensioni con i Meteor Heroes. Ce ne mancano tre. Penguin, che è Dragul. lui, aspetta un attimo. Penguin Machina. proviene dal Polo Sud ed è stato salvato dopo aver rischiato la vita a causa dei cambiamenti climatici che provocano lo scioglimento di ghiacciai polari. È la mascotte Meteor Hero, c'è sempre caldo. Il suo superpotere è parlare l'animalese. Capisce tutte le lingue degli animali del mondo, in compenso non parla quella di esseri umani. Ma Tempus. Lo capisce benissimo e gli fa da interprete. Sembrano quasi uguali. Tempus, quindi lui lo capisce. Quindi abbiamo Fulmen, Ventum, poi Nyx. Pluvia, Mettile qui. Tempus E lui. e Penguin. Pengu. Pengu, questo Allora, qui. Mollicce. Mollicce. questo cambia colore con il calore, quindi
Dovrebbe cambiare colore con l'acqua calda. Poi Lui i suoi capelli cambiano colore in acqua. Lui niente. Fulmine, capelli e accessori brillano al buio. Lui. E lui, infatti, abbiamo visto che i loro capelli brillavano al buio. Pengu cambia colore con il calore. Nyx cambia colore con il calore. loro due con il calore. Ok, ragazzi, io e mia sorella adoriamo questi meteorite Ma rosso. Sono troppo belli. sì. Ok, ragazzi, questa è la nostra collezione dei meteo heroes. Allora. Sono davvero dei personaggi bellissimi e fatti davvero benissimo. E io non posso Ciao. scegliere il mio preferito, sono tutti Anch'io. troppo belli. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto, mettete like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdere nessun video. Video. E noi ci vediamo domani con un Oh, nuovissimo video. video, ciao. Ciao!